Abbine cura. È un portafortuna. Le contrade di Acaneia. A partire da Santa Caneia, il centro del continente, sette grandi regni si succedono per queste terre invase dagli dei della guerra e della follia. Il regno di Durua, guidato da Medius il Dragone Nero, ha stretto un'alleanza con Garnef, sacerdote di Cadain, dando inizio alla conquista di Acaneia. I bastioni di Acaneia sono stati annientati dalla potenza di Durua. Anche il regno di Arizia, erede del sangue e della volontà del leggendario eroe Henri, è costretto a piegarsi davanti alle truppe degli invasori. L'intero continente si sta dirigendo verso un'epoca dominata dalle tenebre. Torniamo all'anno di Acaneia 602. Due anni prima di questo momento... Il leggendario eroe Henri deve essere stato un cavaliere nobile e valoroso. Che succede? Allora, che aspetti a finire la preda, Mars? Mars! Mars! Così si comporta l'erede del sangue di Henri! Fermatevi, vi prego, basta così! Non una parola di più! Mars deve diventare forte! Per il bene di Arizia! Neanche una lacrima. Questo ti fa onore, Mars. In ogni caso, non riuscirò mai a diventare un sovrano forte come nostro padre. Vorrà dire che quando sarai chiamato a governare Arizia dovrai fare affidamento solo sulle tue qualità. Tu non hai proprio alcun bisogno di essere uguale a nostro padre. Principe Mars! Stai bene, principe Mars? Ma insomma, si può sapere a cosa stavi pensando? Scommetto che non hai sentito neppure una parola di quello che stavo dicendo. Scusa, e di che cosa stavi parlando? Non importa più. Ti prego, Shida, perdonami, ti chiedo scusa. Oh, il signorino Mars può benissimo fare a meno di chiedermi scusa, visto che quando sta con me è sempre perso nei suoi pensieri tristi e malinconici. Scusami. Lo sai che ho dovuto saltare la mia lezione di spada solo perché potessimo vederci? Ma adesso non ci stiamo divertendo proprio per niente. Shida! Ha 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 ha
chiami Mars. Shida. Signora vi sta chiamando. Ti prego, sii buono, fammi contenta. E va bene. Sarò subito di ritorno. Non è più il momento di starsene con le mani in mano. Dobbiamo agire. La situazione nel continente si va facendo critica. La pressione delle truppe di Turoa diviene ogni giorno più opprimente. Taris è solo un regno di confine, è vero, ma nessuno ci garantisce che non verremo coinvolti in una guerra che rischia di essere la nostra fine. Lo so bene. E inoltre, la fortezza orientale ospita una rappresentanza di Arizia. Se restiamo inerti, che penserà di noi quella gente? Non è necessario insistere, ne abbiamo già discusso molte volte. Dopotutto, è stato anche per colpa della passività di Arizia se adesso ci ritroviamo in una situazione tanto compromessa. Oh, eccoti qui, Mars. Sappi che in tuo onore preparerò la cena personalmente con le mie mani. Shida, perdonami. Stasera non posso restare a cena. Aspetta, dove... Uffa! Informatemi sulla situazione della battaglia. Sì, signore. I nostri principali distaccamenti di cavalleria stanno attaccando l'armata inviata dal Regno di Gurnia. E fra poco le truppe alleate di Gula dovrebbero unirsi al loro assalto piombando sull'ala sinistra. Le forze di Arizia riusciranno a prevalere? Non c'è motivo di preoccuparsi. Re Cornelius brandisce la stessa spada divina con cui Henri sconfisse il Dragone Nero. Arizia dispone dei migliori cavalieri. Vinceremo. Maestà, siamo stati traditi da Gula. Il contingente di Re Jorah ha attaccato le nostre linee. Cosa? Stai dicendo la verità? È così. Colti di sorpresa, non abbiamo nemmeno potuto organizzare la ritirata. Perdonateci, sire. Giur di Gula, tu sei maledetto! Come hai potuto venderci ai nostri nemici? Fatti coraggio. Ascoltatemi, vostra maestà. I cavalieri sono caduti, il nostro esercito è stato spazzato via. Dovete salvarvi, almeno voi. Ritiratevi. Jagan, prenditi cura di Mars. Vostra maestà. Che tu possa perdonarmi per tutto quello che hai dovuto passare in questi anni al mio servizio. Non dovete avere timore. Vincerò comunque. Se tale è il suo destino, Arizia sia dunque lo scudo di Akaneia. Possiede il dominio delle arti magiche. Tu devi essere uno degli stregoni di Kadain. Così è. Io sono il sommo sacerdote del regno di Kadain, Garnef. Sei dunque l'uomo che si è alleato all'infame Dragone Nero. In tal caso, sei condannato a cadere sotto la lama della mia Falchion. Sottomettetevi ad Urwa senza opporre resistenza e ai sopravvissuti sarà risparmiata la vita. Sono certo che sarete degli schiavi perfetti. Ad Arizia non troverai nessuno disposto a considerare la tua proposta se non come un affronto. E allora morirete. Peccato che stimiate così poco la vostra fragile vita e così tanto le vostre possibilità. Che enorme presunzione.
Jagan! Jagan! Placate il vostro animo, principe Mars. Non tutto è perduto. Mentre stiamo parlando, Okma, il comandante delle milizie di Taris, sta rintracciando e radunando tutti i superstiti del nostro esercito di cui abbiamo notizia. Comprendo i vostri sentimenti, ma se vi lascerete trasportare dalle emozioni, non potrete valutare la situazione in maniera lucida e razionale. Ricostituiamo l'esercito. Sono passati ormai parecchi mesi da quando Sua Maestà Nina, regina di Akaneia, dopo essersi rifugiata ad Orlean, invitò tutti i regni a schierarsi contro la tirannia di Durwa. Eppure nessuno ha ancora risposto concretamente all'appello della regina, e intanto le truppe che difendono Orlean continuano a venire decimate giorno dopo giorno. Dobbiamo intervenire ora, prima che sia troppo tardi. Non possiamo più permetterci di indugiare. Potrebbe essere la nostra ultima occasione. Io sono d'accordo. Prima ci uniremo alle truppe fedeli a Sua Maestà Nina. E poi, partendo da Orlean, andremo a liberare Arizia. Se anche riuscissimo a congiungerci con l'esercito della regina, dovremo combattere contro le milizie di Durwa e i loro alleati di Macedonia e Gurnia. Una differenza di potenziale bellico schiacciante. Comunque, tutti questi discorsi non ci consentono di rimanere a guardare senza muovere un dito. Non vogliamo certo tornare ad Arizia per scoprire che è stata annientata. E tu credi di sconfiggere Durwa? Io... Se noi tutti dovessimo morire, chi si assumerebbe il compito di liberare Arizia? Però, quando penso a tutti quelli che abbiamo lasciato ad Arizia, chi sarà di loro? Che succede? Signori! Taris brucia, la capitale è in preda alle fiamme! Potrebbe essere un attacco da parte delle forze di Durwa. All'improvviso, mettendo la città a ferro e fuoco. Okma è partito e io non sapevo cosa fare così. Non piangere, Shida. Cerca di calmarti. Ecco perché negli ultimi tempi non c'erano più stati avvistamenti di pirati. Maledetti, aspettavano questa occasione. Ti prego, principe Mars, salva mio padre il regno, salva la nostra Taris. Lo farò. Principe Mars, se ci muoviamo adesso non potremo fare a meno di scoprirci. I nostri nemici verranno a sapere che ci troviamo a Taris. Non importa. È ora di ripagare il debito di lealtà che abbiamo con Taris. E non voglio coltivare altri motivi di rimpianto. No. La questione è in questi termini, non ci rimangono molte possibilità di scelta. Jagan. Allora, che cosa state facendo lì impalati? Dove è andato a finire tutto l'ardore di pochi minuti fa? Preparatevi immediatamente all'attacco! Agli ci riprendiamo Taris, avanti! No! Mettimi giù! Questa è la fine dei vigliacci che se la prendono con i bambini! Evviva! Ah!
arrivare a me da quella parte. Causa che il capo dei pirati ha preso Shida. No, lasciami andare, maledetto, lasciami. Mettila subito giù. Principe Mars. Principe Mars, sconfigge questo stupido pirata! Non così in fretta! Non ti importa di questa bella bambina? Allora getta quella spada! No, non devi farlo, Principe Mars! Cosa aspetti? No, Principe Mars! Bravo, principino! Adesso vieni qui a tenere compagnia alla mia piccina. A brandelli, togliti! No, mai! Ne hai di fegato, bambina. Allora vorrà dire che vi manderò all'altro mondo insieme. Oh, Principe Mars! Non muoverti. Hogma! Vogliate perdonare il ritardo, principessa? Tu dovresti essere a carta. Come hai fatto a tornare così presto? Dove corri così di fretta, amico? Stai in guardia! Principe Mars e voi tutti, cavalieri di Arizia, se oggi Taris è salva è solo grazie al vostro valore. Ma con tale gesto avete rivelato la vostra presenza qui, attirando gli emissari di Durua sulle vostre tracce. Non temete, domattina lasceremo questo regno diretti alle terre centrali di Akaneia. La tua risolutezza rende inutile ogni discorso. Permettimi di offrire alla causa tutto il sostegno che mi è possibile procurare. Comandante Hogma! Maestà? Accompagnerai il principe Mars? Come ordinate, maestà. Ricorda, la sorte delle molte battaglie che seguiranno graverà sulle spalle di ciascuno di voi. Dovrai cercare altri compagni di cui ti possa fidare, disposti a combattere al tuo fianco. Lo farò. Perché non sei voluta andare neanche a salutarlo? La sua nave sarà ormai salpata, ma potresti raggiungerla in volo. Non importa, sarei soltanto un motivo di imbarazzo per il principe Mars e un intralcio per tutti gli altri. Capisco cosa provi. Vorresti che Mars non avesse deciso di partire, ma sapevi che non sarebbe potuto rimanere a Taris per sempre.
La gente di Taris non ha mostrato molto calore per l'arrivo dei cavalieri di Arizia. È un popolo pacifico che preferirebbe non venire coinvolto in guerre e contese. Eppure tu non ti sei arresa e hai continuato a cercare appoggio per Mars e i suoi compagni. Cosa ti ha spinto a farlo? Prova a chiedertelo, Shida.